Temptation Island, Alessio e Valeria si sono lasciati, Bruno conferma. Temptation Island, Alessio, Bruno e Valeria Bigella non stanno più insieme. Alessio, Bruno e Valeria Bigella di Temptation Island non stanno più insieme. La coppia dopo il reality si è divisa. Una notizia un po' aspettata dai fan, i quali non avevano mai creduto completamente al futuro di questo amore. Infatti, Alessio e Valeria non sarebbero riusciti a superare le loro difficoltà. I due hanno preso parte alla scorsa edizione del reality, proprio per mettere alla prova il loro rapporto. La Bigella ha versato molte lacrime per Alessio, poiché quest'ultimo si è lasciato andare con una delle tentatrici. Durante il falò di confronto, dopo un po', Valeria ha ceduto e ha scelto di tornare a casa con Alessio. La coppia sembrava aver ritrovato la sua serenità. Qualche settimana fa si trovavano a trascorrere una vacanza di relax. A quanto pare le cose non procedevano nel migliore dei modi. Infatti, proprio oggi Alessio ha dato la notizia della loro rottura. Già da tempo non comparivano foto che li ritraevano insieme. Pertanto, il pubblico si era già fatto un'idea. Alessio Bruno conferma la rottura con Valeria Bigella sui social. Ragazzi, io e Valeria non stiamo più insieme. È così che Alessio annuncia la sua rottura con la Bigella, attraverso le storie di Instagram. L'ex concorrente del reality delle Tentazioni ha deciso di dare la notizia ai suoi fan. A quanto pare, da diverso tempo non comparivano foto che li riguardavano. Nessuna storia di Instagram provava in alcun modo la loro vicinanza. Il pubblico aveva, dunque, iniziato a sospettare una crisi o una rottura tra i due. Ed ecco che possiamo confermare con certezza che Alessio e Valeria non stanno più insieme. Temptation Island, anche altre coppie si sono divise dopo il reality. Questa nuova edizione del reality ha fatto riflettere molte coppie. Tutti sono usciti uniti dal programma. Eppure, fuori è accaduto qualcosa tra loro. Inizialmente, abbiamo visto Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo chiudere la loro relazione. Dopo di loro, anche Sara Affifella e Nicola Panico hanno preso la stessa decisione. La prima è anche diventata la nuova tronista di Uomini e Donne, tra polemiche e critiche.